Signori, buongiorno, buona Pasqua e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Wow, la Pasqua quest'anno cade il 1° di aprile. Chissà quanta gente si troverà un mimic nell'uovo. La settimana scorsa, nelle fondamenta del dungeon, avevo detto che questa settimana avremmo approfondito l'argomento tesoro. Mentre scrivevo il video mi sono accorto che un solo video non sarebbe bastato a trattare l'argomento tesoro in maniera esauriente, principalmente perché io sono un logorroico ossessionato da dettagli inutili. Quindi diciamo che ci sarà un cambio di programma la prima parte di aprile, almeno per le prime settimane di aprile le dedicheremo a parlare del tesoro e a tutte le sue possibili ricadute all'interno del gioco. Cominciamo questa settimana partendo dalla cosa più fondamentale. Anche se spesso è ovvio che cosa sia un'aggiunta, che cosa sia un miglioramento nell'equipaggiamento, nelle proprietà di un personaggio, non è sempre scontato capire che cosa possa essere un tesoro e che cosa no. Quindi questa settimana cominciamo a porsi la domanda: che cos'è il tesoro? Per prima cosa è indispensabile dare una definizione di tesoro in modo che sia la più generica possibile. Diciamo che il tesoro è ciò che rende i personaggi più potenti e in grado di affrontare le loro imprese più facilmente, o di affrontare imprese più difficili di quelle che avevano affrontato in precedenza. E questo già ci aiuta a fare una distinzione tra le miriadi di cose con cui i personaggi possono entrare in contatto con le quest, che cosa effettivamente è un tesoro e cosa no, dipende da se quell'elemento in qualche modo potenzia il giocatore o gli facilita la vita, o in realtà no. Per semplicità, i tesori normalmente vengono divisi in 4 categorie fondamentali: i valori di scambio, con cui i personaggi possono acquistare altri tipi di tesoro, l'equipaggiamento, che i personaggi usano per migliorare le loro prestazioni, gli incarichi e immobili, con cui i personaggi aumentano le proprie risorse e il loro status sociale, e reputazione e favori, che portano vantaggi generici ai giocatori e gli facilitano l'interazione con i PNG. Scendiamo un po' più nei dettagli e andiamo a vedere cosa potete dare ai vostri giocatori come ricompensa per le loro missioni in base ai vari tipi. Il tesoro per antonomasia è il denaro. Quasi tutti i sistemi che non siano puramente interpretativi prevedono l'esistenza di un qualche tipo di moneta di scambio. Dalle monete d'oro dell'avventura fantasy ai chip di credito dell'avventura fantascientifica, ogni ambientazione, ogni sistema ha la sua unità monetaria che i giocatori possono usare per acquistare nuove armi, nuovo equipaggiamento, nuovi servizi o quello che è. Non credo ci sia bisogno che vi spieghi cosa è il denaro. Se siete così giovani da non sapere come funziona, chiedetelo a mamma e papà e aspettatevi di sentirvi lamentare per qualche ora. Ci sono poi le merci e i beni di scambio. Alcuni hanno anche dei vantaggi, per esempio una pietra preziosa di pochi grammi potrebbe da sola valere quanto qualche chilo di oro, ma essere molto più facilmente spostabile e trasportabile. Al contrario, molte merci voluminose hanno un grande valore. Il master potrebbe aumentare il livello di difficoltà di una quest semplicemente dando agli avventurieri il tesoro sotto forma di una tonnellata di graminace che ha un altissimo valore di mercato. È molto facile portare via dal dungeon o comunque appropriarsi magari di un anello di diamanti che poi può essere venduto in seguito per o scambiato con armi e munizioni. Fondamentalmente il giocatore se lo infila al dito e poi se lo dimentica finché non è arrivato il momento di venderlo. Portare via da un determinato posto
barili di petrolio, magari ancora peggio, imballaggi di rotoli di sete pregiate che non solo sono molto ingombranti, ma sono anche particolarmente fragili e devono essere spostati con la dovuta calma e pazienza per evitare di rovinarli e perdere il tesoro. Oltre al denaro e ai beni di scambio, la ricompensa generica potrebbe essere un oggetto specifico, un qualche tipo di equipaggiamento raro o unico che i giocatori avrebbero difficoltà a procurarsi in altro modo. Cambia poco se sia una spada magica o un mitragliatore laser. L'importante è che sia qualcosa di migliore di quello che i giocatori hanno già, o che comunque possa aprire loro nuove prospettive per i loro personaggi. Vorrei focalizzare un attimo l'attenzione sul fatto che deve essere utile ai personaggi, deve fare in modo che questo oggetto renda i personaggi, o comunque alcuni dei personaggi del party, effettivamente o più potenti o in grado di fare qualcosa di utile che prima non potevano fare. Ricevere come ricompensa un oggetto, un'arma che nessuno nel party può usare, o comunque un oggetto che non migliora le abilità dei personaggi in nessun modo percepibile, o che comunque il miglioramento sarebbe talmente insignificante per lo sviluppo del personaggio che comunque quell'oggetto verrebbe venduto e basta, è decisamente frustrante. Fate sempre in modo che quando date come ricompensa degli oggetti, cosa del genere, effettivamente rendano migliore almeno qualcuno dei personaggi all'interno delle parti. È possibile comunque che i giocatori trovino oggetti che non gli servono o che comunque sono peggiori rispetto a quelli che già stanno usando. In quel caso, però, più che di ricompense, scusate, di oggetti come tesoro, si parla di beni di scambio in linea generale. Se i giocatori nella Santa Barbara dei loro nemici sconfitti trovano decine di casse piene di fucili d'assalto, comunque più di un fucile a testa non potranno usare, anche ne avessero centinaia, la maggior parte di quelle armi finirebbe o venduta o comunque stipata da qualche parte in attesa che torni qualcosa di utile. Il fatto di avere un fucile rende il personaggio più potente, il fatto di avere 100 fucili non lo rende più potente di averne uno, comunque uno solo alla volta può usarne. Queste sono ricompense abbastanza ovvie, probabilmente senza neanche rifletterci, la maggior parte di voi usavano già beni di scambio e merci per ricompensare i loro giocatori. Diciamo però che per questa settimana finiamo qua, se no il video diventerebbe veramente troppo lungo. Questa settimana abbiamo parlato delle ricompense materiali. Settimana prossima, nella seconda parte, vedremo le ricompense immateriali. Per questo video è tutto. Naturalmente, come sempre, vorrei sapere da voi cosa e come date le ricompense ai vostri giocatori. Se i giocatori apprezzano naturalmente, in questo caso penso sarebbe interessante vedere le risposte dei giocatori più che dei master. Io sono il Master Kae, se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Noi ci vediamo la settimana prossima.